l'altro Cefalù siamo alla partenza della manifestazione a tutela del centro nascite dell'ospedale Giglio San Raffaele. Ecco qui le mamme radunate alla villa comunale che sfilano con la maglietta "voglio nascere a Cefalù". Sono mamme anche incinta o mamme che hanno appena partorito, tutte a tutela del diritto di nascere a Cefalù, un diritto inalienabile che nessuno praticamente ci può togliere, che dobbiamo difendere a tutti i costi. E per questo è stata indetta questa manifestazione spontanea delle mamme in un periodo in cui la regione ha pubblicato la chiusura di questo centro in Gazzetta Ufficiale perché non raggiungeva il minimo di nascite annue. Vabbè, amore. La passeggiata si concluderà in Piazza Duomo. Allora, se non ci fossero le mamme,
serve la manifestazione, per cui è chiaro che il ringraziamento va a tutti voi. Io oggi devo affidarmi a un discorso ufficiale, perché per me il punto nascita, come per tutta la città, io rappresento la città, è importantissimo, per cui dobbiamo puntualizzare alcune cose che sono state fatte e altre che sono di dire. Per esempio, io speravo di portare in piazza oggi la sentenza del TAR che si sta aspettando sul punto nascita. L'udienza è stata il 6 giugno e si aspetta da un momento all'altro anche la questione di merito che riguarda il punto nascita. Dunque saluto tutti voi, mamme, papà, dottoresse e dottori dell'ospedale, cittadini comuni. Lo slogan che voi mamme o future mamme avete voluto per questa manifestazione recita: il punto nascita funziona, esiste, c'è. Questa frase racchiude bene il senso della gioiosa manifestazione alla quale stiamo partecipando. Non si tratta di una protesta contro una soppressione certa, ma al contrario della testimonianza dell'esistenza di un punto nascita all'avanguardia che offre professionalità e strutture idonee in cui le donne vanno a partorire in totale sicurezza. Al contrario di quanto avviene in altre circostanze, noi non chiediamo la creazione di un nuovo servizio o una nuova infrastruttura. Semplicemente, ma con forza, difendiamo il diritto della donna di partorire in sicurezza. Chiediamo tutela per il diritto del nascituro di venire alla luce in un luogo che lo accolga, offrendogli tutte le amorevoli cure necessarie. Rivendichiamo il diritto delle generazioni future di potersi pregiare del privilegio di essere figli e figlie di Cefalù e delle mani mie. In passato, come consigliere e ora come sindaco, ho ritenuto ritenere non condivisibile il recepimento da parte della Regione di una normativa nazionale che attribuisce il concetto di punto nascita sicuro soltanto sulla base di un semplice dato numerico, senza distinguere infrastrutture, dotazioni tecniche e professionalità, e senza fare la necessaria distinzione tra grossi centri nei quali vi è la presenza di più strutture ospedaliere e realtà territoriali piccole con un bacino di utenze distribuito in più comuni. Ritengo illogico basare l'eccezione al rigido criterio numerico del numero dei parti annui, su cui argomentazioni assai opinabili ai miei occhi non sembrano coerenti. Per questo assicuro il mio impegno e la mia determinazione nel fare in modo che il centro nascita continui ad essere una realtà all'avanguardia e che il nostro ospedale Giglio sia sempre più importante presidio sanitario e territoriale che coniughi questo aspetto con la sua naturale vocazione alla alta specializzazione, specie in campo oncologico. Questo mio intendimento è confortato dalla comune volontà espressa dal commissario dottor Nando Cavallo, che ho sentito poco fa al telefono e che vi saluta, dalle rassicurazioni avute dall'assessore alla salute Lucia Orsolino, dalle interlocuzioni intercorse con la sesta commissione sanitaria dell'Assemblea siciliana, dallo spirito di aggregazione quotidianamente dimostrato da tutti gli operatori del nostro ospedale, bravissime dottoresse e dottori, e soprattutto dalla presa di posizione gioiosa e spontanea che voi mamme state dimostrando oggi. Scelte che hanno visto allontanare da Cefalù la dottoressa Raimondi, che in questo momento si trova a termine e oggi fa parte del nostro corteo, sono scelte sbagliate. Speriamo di riportare qui a Cefalù con gli altri dottori la dottoressa Raimondi. D'altro canto, un ospedale seppur di alta specializzazione senza punto nascita non sarebbe veramente tale. Penso all'ospedale come un luogo in cui la vita è tutelata e difesa in tutti i suoi stati e nelle diverse situazioni nelle quali ogni cittadino può trovarsi. Per questo sento di prendere un impegno comune insieme al commissario Mangiacavallo, a tutte le forze politiche e sociali della città, a voi mamme, papà, a voi bimbi che rappresentate il nostro futuro. Prego di tutto affinché l'ospedale Giglio
sia sempre più un centro per l'altro stato sanitario per il codice comune e per tutto il proprio, ma che sia, ci sia presente il nostro punto nascita. Quella fiducia che continuerà ad essere rappresentata all'interno del nostro ospedale del suo scelto dalla letizia dei bambini dei neonati e dalla gioia incommensurabile dei loro genitori. Grazie. Sento in obbligo di ringraziare a nome del personale del servizio di radiologia tutte le mamme e tutti quanti sono venuti qua oggi. Volevo soltanto assicurare tutti voi che nessuno del personale del reparto ha mai messo il dubbio che fino ad oggi dovesse lavorare costantemente per migliorare il proprio lavoro per garantire assolutamente la sicurezza. Abbiamo sempre lavorato, fino a quando siamo arrivati a Cipolù, per volere le nascite di tutte le famiglie che hanno avuto questo grande onore e piacere. Così come nel giorno in cui Cipolù è stata anche messa a fuoco dal grande incendio, come qualcuno ricordava qualche anno fa, e non abbiamo ignorato, noi non lo vedremo mai, e avremo il piacere di accogliervi tutte quante mamme, per darci ancora l'onore di accogliere i vostri figli. Oh!